Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica. Allora, si prospetta una settimana, quella che sta per arrivare, una settimana molto molto interessante, molto calda. Notizia di oggi, tarda serata di ieri, l'affare Todibo in chiusura praticamente. Possiamo considerare Todibo un giocatore della Juve. Tra l'altro, un ulteriore indizio arriva proprio dall'amichevole del Nizza, che non ha visto la partecipazione del calciatore, non è stato convocato, e questo è un segnale inequivocabile di come la trattativa sia praticamente in fase di definizione. Quindi, secondo me, oggi, non lo so, domenica solitamente, anche però bisogna dire la verità, ci ha stupito. Qualche domenica anni addietro ci ha stupito con delle notizie flash, quindi non è da scontare niente, però magari ci propinguiamo verso la giornata di domani per avere magari ulteriori certezze. Comunque, Jean-Claude Todibo è virtualmente un giocatore della Juve, tutto fatto con le società, ballavano insomma questi milioni del prestito oneroso. Quello che mi lascia un po' perplesso poi, e sarò curioso di vedere le cifre, sono i milioni dell'obbligo di riscatto. Praticamente è un obbligo, perché si parla di diritto, ma con delle condizioni che raggiungerebbe pure mio nipote di 3 anni, che saluto caramente. Cioè, non lo so, vediamo, una cifra totale che si aggira sui 30 milioni, dicono, si parla che la cifra sia questa, che dici di più, che dici di meno, vediamo. Comunque a noi che interessa è il giocatore che arrivi alla Juve e che implementi questa rosa nella parte difensiva, che è molto molto importante, visto che Huijsen ha svolto le visite mediche col Bournemouth e quindi ha salutato la società bianconera. Serviva un centrale difensivo da affiancare a Gleison Bremer e arriverà Todibo. Ma la, diciamo, notizia che ha tenuto banco maggiormente nei corridoi e soprattutto nel tifo, nei tifosi della Juventus, è la notizia che Fabiana Della Valle ieri ha sganciato come un ultra petardo, che la Juventus avrebbe già offerto, starebbe per offrire, qua non si è capito sinceramente, all'Atalanta un pacchetto praticamente di soldi per assicurarsi le prestazioni sportive del Theon Koopmeiners, pari a 45 milioni di euro cash più 5 milioni di bonus, per un totale di 50 milioni di euro. Allora, fermo restando che per me sono sempre tanti, ma capisco anche l'esigenza, e ripeto per l'ennesima volta, che se Thiago Motta ha dettato e ha individuato questo giocatore come fondamentale, quindi la Juve sta facendo di tutto e farà di tutto per assicurarsi le sue prestazioni. Noi è anche vero che non dobbiamo guardare il lato economico, perché non siamo gli economi della Juventus, mica li tiriamo fuori noi i soldi. E invece io sinceramente un po' mi riservo su questa situazione qua, e chi parla in questa maniera, per il semplice fatto che in minima, piccola, microscopica parte siamo tutti un po', diciamo, come possiamo dire, intrisi nella parte economico-finanziaria della Juve, chi più chi meno. Io ovviamente parlo per me, avendo fatto la tessera, quindi nel mio piccolo, ripeto, nel mio microcosmo che non vale niente, avendo fatto la tessera del tifoso, no? La black and white, quindi elargendo denaro alla società, acquistando magliette, gadget, eccetera eccetera, in una minima parte tutti noi siamo, è come il discorso delle bollette, no? Degli oneri di sistema, i famosi oneri di sistema che tutti noi paghiamo, tutti noi sappiamo chi sono devoluti, a chi vanno quei soldi che sono nostri, ma va tutto bene, no? No, non va tutto bene un cazzo secondo il mio punto di vista. 50 milioni di euro è un bel pacchetto di soldi, è un bel pacchetto di soldi. Sinceramente io non li spenderei mai per Koopmeiners, ma è una mia personale opinione. Visto come gira il mercato, voi dite giustamente, cosa pretendi, che te lo regalano? No,
non pretendo che me lo regalano, però insomma la Juve fa un investimento del genere per un giocatore che comunque sì, duttile, lo vuole Thiago Motta, tutto quello che vi va dietro, non lo so, un punto di domanda me lo tengo, eh. Ma la domanda che invece voglio fare io, visto che l'anno scorso l'Atalanta ha rifiutato 47 milioni di euro, è notizia praticamente ufficiale, l'anno scorso l'Atalanta aveva fatto questa offerta monstre per Cup Mainers di 47 milioni di euro, rifiutata, rispedita al mittente. Mi spiegate com'è possibile che l'Atalanta, a distanza di un anno dove il giocatore è cresciuto ed è fresco vincitore di un'Europa League, possa accettare più o meno la stessa offerta della Juve? Ballano quei 2 milioni in più, 2-3 milioni in più. Io qualche dubbio ce l'ho. Secondo me l'Atalanta farà un muro non banale su questa trattativa. Ora il quesito poi sorge spontaneo, noi stiamo andando ovviamente a supposizioni, poi magari la Juve lo chiude a 40 più 3, 40 più 5, va bene, quella cifra mi andrebbe bene. Ma sopra i 50 milioni, come si prospetta la trattativa possa svilupparsi? Cominciano a essere veramente troppi, secondo me, troppi. Già 50 siamo al limite. Sopra i 50, ragazzi, siamo, non dico alla follia, ma poco ci manca. Tutto dipende poi da Percassi, dal muro che farà l'Atalanta, perché a occhio e croce l'Atalanta per 50 non te lo dà. So che le voci girano, c'era una promessa fatta al calciatore l'anno scorso che nel caso in cui si fosse presentato un top club con un'offerta congrua sarebbe stato lasciato partire, però adesso l'Atalanta ha vinto l'Europa League, è in corsa per la Supercoppa Europea, deve giocarsi il 14 di agosto contro il Real Madrid, un trofeo importantissimo, è entrata praticamente nell'elite delle squadre europee. Non lo so se si priverà così facilmente del suo, diciamo, giocatore più rappresentativo. Non lo so, magari sì, magari no. Scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, cosa pensate voi di questa trattativa. Spendereste più di 50 milioni di euro per Cup Mainers? Siamo sempre là, ragazzi, siamo sempre là. Oppure andreste in giro per l'Europa, che abbiamo fatto la live 3 giorni fa e abbiamo individuato questi 3-4 nomi che non saranno altisonanti come quelli di Cup Mainers, ma rispecchiano le stesse più o meno caratteristiche tecnico-tattiche, spendendo la metà sia di cartellino che di ingaggio. Visto che abbiamo Giuntoli, visto che abbiamo Thiago Motta, a detta di tutti i fautori della nuova generazione di calciatori, uno per scoprirli e l'altro per crescerli, e adesso andiamo a spendere 50 e passa milioni per Cup Mainers, poi non ci dobbiamo lamentare se ne abbiamo spesi 100 per Ronaldo, pur avendo 32 anni. E c'è chi ha criticato quell'operazione là, con le dovute proporzioni ovviamente, no? Non sto qua a paragonare, ci mancherebbe altro, però l'ideologia, il principio è quello. Ci sono delle cose che non mi tornano, ma non tornano a me, poi magari spero tornino, e che Thiago Motta, io mi auguro, sono certo, è giunto, li stanno impacchettando qualcosa di importante, e io sono qua fiducioso e speranzoso tutti i giorni, la mia curiosità sale ed è quello, il mio entusiasmo è vivo, è tornato a vivere ed è quella la cosa più importante. È solo per parlare, per avere un confronto con voi, sapere cosa ne pensate e come gira diciamo, l'ideologia del pensiero del tifo bianconero oggi in merito a questa situazione qua. Scrivetemi nei commenti, iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like e io sarò ben lieto di rispondervi il prima possibile. Un bacione a tutti e come sempre, fino alla fine, forza Juventus!